Amici di Alex Carson, benvenuti a questa nuova edizione della Serie A 1984-85 virtuale con PES 2021. Voglio subito ricordarlo, la patch è di MJ Wizards. Una breve introduzione prima di passare alla giornata per intero. La Serie A 1984-85 per il momento sul mio canale si sospende proprio per esigenze di tempo, perché il tempo è tiranno e dedicandomi anche al mio canale Twitch, anzi iscrivetevi e troverete il link in descrizione del video. Praticamente devo dedicare un po' più di tempo al mio canale Twitch, un po' di meno al canale YouTube. Conseguenza, questo non significa che la Serie A 84-85 finirà così. Sarà sospesa, daremo spazio alla 98-99 per finire la serie dedicata alla Serie A 1998-99, dopodiché passeremo alla Serie A 1984-85. Quindi non preoccupatevi, continuerà un po' più avanti nel tempo e ci dedicheremo il tempo giusto necessario per fare le cose fatte bene. Oggi il tempo è tiranno e il formato non sarà su tutto il calcio, minuto per minuto. Vi assicuro che registrare una puntata di tutto il calcio, minuto per minuto, mi occupa almeno dalle 4 alle 5 ore. Quindi capite benissimo quale sforzo ci sia dietro, tra l'altro con i mezzi limitati che io ho rispetto a chi magari ha uno studio di produzione. Comunque, arrivati a questo, in realtà, cioè, oggi il formato sarà un po' diverso, sarà come la Serie A 98-99, quindi vedrete la partita di cartello che oggi io ho scelto sarà Inter-Fiorentina, mentre poi vedrete le azioni salienti di tutte le altre partite. Andiamo a leggere insieme quella che è la giornata. Udinese, Como-Atalanta, Inter-Fiorentina, Juventus-Avellino, Napoli-Cremonese, Roma-Milan, Torino-Sampdoria e Verona-Lazio. Andiamo a vedere anche quella che sarà la classifica della quindicesima giornata, prima di iniziare a giocare le partite. La classifica vede per il momento la Fiorentina in testa a 19 punti, seguono Verona e Juventus a 18 punti, Roma-Lazio scusate, a 17 punti, Sampdoria a 16 punti, Torino 15 punti, Inter 14 punti assieme alla Cremonese, Udinese e Como 13 punti, Milan e Napoli a 12 punti, Ascoli 11 punti, Avellino 10 punti, Atalanta, Fanalino di coda a 5 punti. Quindi capite bene che Inter-Fiorentina risulti essere una partita molto importante, soprattutto per i Viola, perché una loro vittoria o eventualmente anche un loro pareggio potrebbe decretarli campioni d'inverno. Quindi andiamo direttamente a San Siro per vederci questo Inter-Fiorentina, dopodiché vedrete le azioni salienti di tutte le partite. Buona visione e grazie ancora della comprensione. Ed eccoci in diretta. Problemi di microfono. Eccoci in diretta dallo stadio San Siro per questo Inter-Fiorentina, partita di cartello della quindicesima giornata di campionato. Le squadre stanno per scendere in campo. La Fiorentina sta disputando un campionato, oserei dire, sorprendente. Forse complice anche il fatto che rispetto alla realtà hanno un Antognoni che è fisso in questo campionato, che gioca, e naturalmente un Socrates che st si sta dimostrando superiore alle attese. Dall'altra abbiamo un Inter altalenante che, vista la rosa, ci aspetteremo posizioni di classifica migliori, però certamente il campionato è ancora lungo e ci sono ancora, dopo questa c'è ancora tutto il girone di ritorno da giocare e per il momento le squadre sono di ottima qualità, ma in generale tutto il campionato si sta dimostrando veramente un campionato all'altezza. Vediamo le formazioni: l'Inter gioca con Zenga, Bergomi, Mandorlini, Baresi, Collovati, Ferri, Causio, Marini, Altobelli, Liam Brady e Rummenigge. Risponde la Fiorentina con i suoi 11, la Fiorentina che gioca con Galli, Gentile, Contratto, Oriali, Pin, Passarella, Massaro, Socrates, Monelli, Antognoni ed Eraldo Pecci. Eccoci qui Antognoni che nella realtà ebbe una stagione 84-85 veramente sfortunata che lo costrinse di fatto al concludere la stagione anticipatamente.
Però come diceva Gianni Brera, Antognoni aveva veramente il dono di Dio, degli dèi, e probabilmente gli dèi, proprio perché lui aveva questo dono nel giocare a calcio in maniera impressionante, gli dèi del calcio probabilmente si sono arrabbiati con lui e purtroppo gli hanno fatto subire delle stagioni veramente travagliate. Intanto Altobelli lanciato a rete, attenzione Altobelli, gran tiro, e Giovanni Galli subito mette in calcio d'angolo. Subito l'Inter si fa vedere al quinto minuto con grande discesa di Altobelli. Liam Brady, guardate come indovina il passaggio per Spillo, il capitano non si fa pregare due volte, gran sinistro, e Giovanni Galli subito in calcio d'angolo. Questa era un po' la definizione, tornando al discorso di Antognoni, di Gianni Brera. Non a caso Antognoni in quel famoso Italia dell'82, dove lui, intanto seguiamo il calcio d'angolo, il colpo di testa di Riccardo Ferri, la palla va sul fondo. In quel mondiale dell'82 purtroppo ebbe la sfortuna di non giocare la finale, dopo essere stato determinante soprattutto con Brasile e Argentina e anche la Polonia. Quindi capite bene che nei momenti migliori purtroppo lui non c'era, però ha estremamente contribuito alla vittoria di quel mondiale dell'82. Intanto grande suggerimento per Monelli, libera la difesa dell'Inter. Inter che è fortissima nel gioco aereo, l'avete appena visto sulla situazione del calcio d'angolo, e Passarella e Pin dovranno stare molto attenti alle torri nerazzurre quando si presentano situazioni di palla inattiva. Vediamo ora Contratto, che è qui a sinistra, chiude Causio, Antognoni per Passarella che si spinge verso il centrocampo, si propone in avanti Passarella, attenzione, grande, e qui c'è un po' di confusione, ma alla fine l'Inter guadagna rimessa dal fondo. Vediamo ora Bergomi, lancio lungo di Bergomi in direzione di Rummenig, Marini per Calle, a destra per Franco Causio, vediamo ora il Barone cosa intende fare per Marini. Attenzione Marini, si gira al limite dell'area, si guadagna un ottimo calcio di punizione. Socrates non è d'accordo con l'arbitro, nemmeno Antognoni, che protestano. L'arbitro dice basta così, non voglio più sentire discussioni. Socrates non è d'accordo, ma il calcio di punizione c'è perché Marini viene spostato irregolarmente ed è un'ottima posizione per Liam Brady, perché in quella posizione lì sappiamo tutti quanto Liam Brady possa essere veramente letale per i portieri. Vediamo ora l'irlandese che va a battere il calcio di punizione, il tiro, la palla in barriera, prova il tiro di nuovo Brady di destro, Galli sicuro, controlla. È un Inter frizzante oggi, mentre la Fiorentina sta un po' più a guardare. Vediamo ora Riccardo Ferri per Liam Brady, Inter che ha sempre il pallino del gioco, ma l'Inter che in casa ha un ruolino di marcia veramente invidiabile, mentre in trasferta paga le numerose distrazioni. Sicuramente se in trasferta avesse avuto un ruolino di marcia più sicuro, probabilmente oggi parleremo di uno scontro al vertice. Vediamo ora Marini che prova a dialogare con Rummenig, palla buttata via, Passarella, Socrates per Oriali, Eraldo Pecci, va Gentile che ha un brutto avversario oggi, ma capiamo bene che Claudio Gentile è veramente abituato a certi tipi di marcature. Il cross intanto per Monelli che anticipa Collovati, ma Zenga blocca in presa sicura. Causio per Beppe Bergomi, ancora Bergomi, lancio in direzione di Rummenig che però finisce dietro la linea del fuorigioco della Fiorentina, preparata a dovere. Vedete come a turno sia Celeste Pin che Gentile prendano in marcatura Rummenig, proprio perché è l'uomo forse più pericoloso per il momento dei nerazzurri. Passarella per Gentile, Passarella ancora che aiuta il centrocampo, Antognoni, Socrates, grande suggerimento, va ora Passarella, Contratto. Il cross in mezzo libera la difesa dell'Inter. Vediamo ora se l'Inter può ripartire in contropiede. Fiorentina che ora sta prendendo controllo del campo. Socrates per Pecci. Monelli per Massaro. Il tiro e Zenga para. Veramente bella azione sullo stretto dei Viola. E col tiro di Massaro, ma Zenga si è ha risposto veramente bene.
Vediamo ora il lancio per Altobelli, controlla la difesa viola, partita frizzante con rovesciamenti di fronte da una parte e dall'altra, ma per il momento zero segnature. Pecci. Però spesso questo campionato ci ha abituati a magari dei primi tempi molto grigi e dei secondi tempi veramente frizzanti, quindi stiamo a vedere. Socrates intanto cerca la giocata di prima, ma Marini intercetta. Passarella per Massaro. Attenzione, Massaro si libera bene, però alla fine la difesa nerazzurra in qualche modo riesce a liberare. Viola che spingono su questo finale del primo tempo. Antognoni, vediamo Antognoni per Pecci. Socrates che ora fa il regista arretrato, vediamo come si libera il brasiliano. Passarella che aiuta al centrocampo. Passarella che vedete quanti inserimenti fa verso l'area di rigore avversaria. E qui attenzione perché la Fiorentina si guadagna un ottimo calcio di punizione. Fallo è di Mandorlini su Gentile. Calcio di punizione a favore dei viola. Vediamo qui Gentile che era andato a sostegno sulla fascia destra e poi viene preso. Calcio di punizione. Mandorlini d'accordo con l'arbitro. Vediamo ora chi lo va a battere. Antognoni verso l'area di rigore, invece prova il tiro e Zenga blocca in due tempi. Palla velenosa, oggi il terreno di gioco è scivoloso. C'è stata una leggera pioggia su San Siro prima di iniziare a giocare. Vediamo Rumenig intanto che recupera palla. Attenzione, gli ultimi botti potrebbero essere dell'Inter a fine primo tempo. Mandorlini lancio in direzione di Rumenig che si fa trovare libero, ma Passarella fa buona guardia, finisce il primo tempo, finisce 0-0, partita frizzante. E attenzione perché se la Fiorentina dovesse perdere potrebbe approfittarne il Verona che oggi ha il turno casalingo con la Lazio. Partito secondo tempo, Celeste Pin per Gentile. Direzione di Monelli. Ma qui Collovati fa buona guardia. Riccardo Ferri per Causio. Beppe Baresi. Marini. Vediamo ora il centrocampista della, ex della nazionale che prova a liberarsi Socrates ma gli ruba palla. Attenzione Socrates per Massaro e Collovati qui interviene con la punta del piede sinistro a praticamente tirar via la palla. Massaro stava già caricando il tiro di destro, era una potenziale occasione. Vediamo ora Altobelli, gran girata di Altobelli, no? Arriva Collovati a sostegno, lancio lungo per Rumenig ma vedete che la difesa viola fa buona guardia con Celeste Pin. Sembra Celeste Pin aver preso in consegna il tedesco, mentre Gentile gioca in maniera un po' più libera oggi. Contratto ora Socrates a destra per Gentile. Ancora Socrates che oggi gioca in posizione piuttosto arretrata. Antognoni. Spesso si scambia la posizione con Antognoni negli inserimenti. Cross in mezzo di contratto, Collovati libera. Rumenig a dar sostegno alla difesa. Ancora la Fiorentina, Oriali. Prova il tiro e la palla finisce tra le braccia di Zenga. Capite bene come per me commentare Lele Oriali contro l'Inter nella Fiorentina sia piuttosto strano, visto che Lele Oriali è una bandiera dei nerazzurri. Intanto Rumenig è lanciato a rete da Altobelli e Rumenig, l'Inter si porta in vantaggio con Rumenig. L'azione ha sorpreso un po' anche me perché in verticale così mi aspettavo la chiamata del fuorigioco, così non è stata e Calle porta in vantaggio i nerazzurri. E attenzione perché ora se il Verona dovesse vincere con la Lazio, ma lo scoprirete solo dopo questa partita, il Verona potrebbe laurearsi campione d'inverno. Vediamo l'azione che si sviluppa al centro, Rumenig dialoga con Altobelli, questa volta Rumenig scappa via Celeste Pin e non perdona sul primo palo. Galli non interviene, probabilmente Galli poteva uscire, non lo fa e per Rumenig è un gioco da ragazzi buttare dentro la palla con molta porta a disposizione. Decide il primo palo, poteva anche effettuare la scelta del secondo. 1-0 per i nerazzurri, quindi vittoria molto importante, sarebbe una vittoria molto importante per loro qualora avvenisse, perché li proietterebbe più nelle zone alte della classifica che competono alla squadra nerazzurra. Antognoni per Socrates, Passarella. Socrates intanto fermato, libera però Passarella. Antognoni per Massaro.
contratto Antognoni. Vediamo ora la Fiorentina che si getta in avanti nel tentativo di pareggiare. Passarella, vediamo l'Inter come faccia muro, tutta dietro, anche Rummenigge a dare sostegno alla difesa. Antognoni, grande in suggerimento, liberano contratto a sinistra che scende, attenzione al cross, si accentra contratto, seguito da Causio. Attenzione Pecci, prova il tiro, deviato, è messo in calcio d'angolo, deviato probabilmente da Marini. Era un bel tiro quello di Pecci, perché lo aveva caricato bene, ma Marini si è messo sulla sua strada e mette in calcio d'angolo. Ci aspettiamo adesso un arrembaggio dei Viola. Anzi, è stato Riccardo Ferri a mettere la gamba. Avevamo avuto l'impressione che avesse battuto sul corpo di Marini. Va alla battuta Antognoni. Il cross in mezzo, cerca il colpo di testa Socrates, libera la difesa nerazzurra, Passarella, Socrates si libera, ancora contratto che scende a sinistra e spinge tantissimo, il cross in mezzo, Socrates buca completamente, attenzione la palla resta lì, intanto Socrates ha bucato completamente il colpo di testa che era a due passi, veramente lo ha lisciato, lì lo rivediamo, guardate Socrates, ma probabilmente Causio lo disturba e qui Monelli cerca il tiro. Ancora una volta l'Inter fa muro, questa volta con Bredi, ed è ancora calcio d'angolo per i nerazzurri, scusate, per i Viola. Fiorentina all'assalto della porta di Zenga, vediamo se riuscirà a pervenire al pareggio. Antognoni si propone, Monelli per il tocco corto, così è, ancora Monelli che gioca sulla fascia sinistra, cross in mezzo, Socrates questa volta di testa ci arriva, ma è troppo centrale, Zenga para in tranquillità con Lovati, ora cerca di alimentare il contropiede nerazzurro, ma butta via la palla, la Fiorentina è in controllo della partita, vediamo ora Gentile che spinge, Rummenigge però lo pressa però fallosamente, non è d'accordo il tedesco, non è dello stesso avviso l'arbitro che decreta il calcio di punizione a favore dei Viola. Il fallo di Rummenigge, di irruenza, non è d'accordo, vedete il fotogramma, non è d'accordo Calle. Vediamo ora Eraldo Pecci, vediamo cosa si inventa, la butterà verso l'area di rigore, no, tocco corto per Passarella. Vediamo ora Passarella come registra arretrato, cade intanto Socrates al limite dell'area di rigore, nessun fallo fischiato, vediamo l'Inter che può partire in contropiede, però subito sedato, attenzione Pecci, l'Inter è un po' scoperta, Socrates per Monelli e qui con Lovati fa una bellissima cosa, gli ruba il tempo del tiro, Mandorlini, vediamo ora che l'Inter cerca di mettere ordine, Riccardo Ferri per Rummenigge, Passarella però in grande anticipo, Pecci, Socrates, ancora Passarella che Antognoni buttato giù, ma palla verso contratto, Pecci, Passarella ancora, vediamo la Fiorentina tutta in avanti a cercare di trovare il pareggio, intanto Antognoni contratto ancora lì, contratto una spina nel fianco oggi per i nerazzurri. Ora spinge Gentile a destra, seguito da Mandorlini, attenzione al cross, cross in mezzo e qui interviene di testa addirittura verso la propria porta, Beppe Baresi, calcio d'angolo, siamo alle battute finali, vediamo ora contratto per Socrates, vediamo la Fiorentina che cerca in qualche modo di penetrare nell'area di rigore viola e nerazzurra, vediamo Gentile. Siamo in pieno recupero, l'arbitro non fischia finché non finirà l'azione d'attacco della Fiorentina, anche se siamo oltre il recupero. Vediamo che succederà, Gentile non riesce a trovare spazio per il cross, Pecci, cross in mezzo, la palla resta lì, libera la difesa nerazzurra e finisce così. Inter batte Fiorentina 1-0, gol di Rummenigge al 64esimo, sconfitta per i Viola e ora vedremo quello che ha fatto, quello che è successo tra Verona e Lazio, perché attenzione, bisognerà vedere anche quello che ha fatto la Juventus con l'Avellino, perché se così fosse, se fossero due vittorie, la Fiorentina a perdere la testa della classifica e il Verona o la Juventus potrebbero laurearsi campioni d'inverno, quindi state con me, ora vedrete le azioni salienti di tutte le partite e poi ci ritroveremo in studio per commentare risultati e vedere la nuova classifica.
Sono bastati 10 minuti al Verona per risolvere l'impegno interno con la Lazio e soprattutto decretarsi campioni d'inverno. Grande prova dei gialloblu dopo la sconfitta interna con la Roma. Hanno voluto ristabilire l'ordine all'interno del campionato e confermarci come una delle prime forze del campionato. Vantaggio del Verona arriva al secondo minuto con Elkier che sfrutta un palo preso da Galderisi dopo un lancio lungo di Tricella per ribadire alle spalle del portiere della Lazio. Orsi, lo rivediamo, guardate la torre di Elkier per Galderisi che scatta sul filo del fuorigioco, posizione molto dubbia di Nanu de Galderisi, il palo però nega la gioia del gol all'attaccante veneto che segna e dà la possibilità al danese di segnare. Il raddoppio arriva al decimo, ancora Galderisi, tiro smorzato, arriva Elkier che di rapina porta al raddoppio i padroni di casa. Oggi Galderisi sfortunato ed Elkier approfitta delle sfortune del compagno di squadra. A fine primo tempo la Lazio si fa vedere per la prima volta dalle parti di del portiere Garella, il tiro però viene respinto dalla difesa giallo-blu da parte di Giordano. Al 57esimo ci prova Fanna, servito da Volpati, il tiro debole para Orsi in tranquillità. Una ripresa decisamente più blanda rispetto a un primo tempo giocato a mille da parte degli uomini di Bagnoli. Ci prova Laudrup al 64esimo, Fonte entrato al posto di Manfredonia suggerisce all'attaccante danese, parata in due tempi del portiere Garella che blocca la palla e la tiene lì praticamente. La punizione di Di Gennaro finisce contro la barriera e non ha nulla, non ha alcun esito. Qui Brigel ci prova da colpo di testa a calcio d'angolo. La palla va sul fondo. Come avete visto nel secondo tempo poche occasioni rispetto a un primo tempo molto frizzante dove il Verona l'ha fatta da padrone. Insomma, Verona campione d'inverno a 20 punti, a un punto sopra le inseguitrici. Si preannuncia un girone di ritorno molto frizzante perché non è ancora detta l'ultima parola e ci sono tante squadre nel giro di 3 punti. La Juventus non approfitta del passo falso della Fiorentina a Milano per prendersi la testa della classifica, complice un Avellino veramente arcigno e determinato. Dall'altra parte è stata comunque una bella partita che mi pento veramente di non avervi trasmesso. Qui Amodio commette un errore clamoroso, crossa in mezzo e Paolo Rossi si inventa un Eurogol in mezza rovesciata. Vediamo l'esultanza del numero 9 bianconero, ma soprattutto Amodio che ha cercato di spazzare via, viene fuori uno spazzare sbilenco, lo vediamo ora qui, e diventa di fatto un cross per Paolo Rossi che è fermo in area di rigore e si inventa questa mezza rovesciata per l'1-0. Barbadillo al 28esimo però pareggia per l'Avellino. Guardate la Juventus che Arachiri combina. Qui Favero, dopo aver salvato su un calcio d'angolo sulla linea di porta, rinvia, colpisce lo stinco di Cabrini e Barbadillo ne approfitta per mettere dentro il pareggio. Ci prova ancora Paolo Rossi al 36esimo, siamo 1-1 e qui il tiro e Paradisi si supera e mette in calcio d'angolo, tiro da due passi, splendida la risposta del portiere Irpino che blocca e mette in calcio d'angolo. Sul successivo calcio d'angolo di testa Sergio Brio la mette alta, però l'Avellino non si arrende, attacca quando può e soprattutto riparte in contropiede velocissimo. Guardate Colombo che vede l'inserimento di Ramon Angel Diaz alle spalle della difesa bianconera, non ci pensa due volte l'argentino e insacca alle spalle di Tacconi. Vantaggio a sorpresa dell'Avellino a Torino, il comunale ammutolito. Secondo tempo, qui Boniek dialoga con Platini e Rossi, il tiro viene deviato da Zandona in calcio d'angolo. Ancora Paolo Rossi al 62esimo, oggi molto mobile l'attaccante della Juventus, si gira ancora il tiro e ancora Paradisi a dire di no al numero 9 juventino. Il gran tiro e la grande risposta del portiere dell'Avellino che oggi ha compiuto veramente tanti begli interventi. La Juventus spinge e al 70esimo trova il pareggio, scende Boniek a sinistra, assist al bacio per Platini di testa questa volta, nulla può Paradisi, troppo angolato e questa volta la palla si insacca alle sue spalle, ma c'è veramente ha sfiorato la palla di un soffio. Ancora Platini al 79esimo, guardate, tira dal limite, la palla rimbalza sulla schiena di Zandonà e poi libera Vullo.
Insomma, è stata una bella partita che, tra l'altro, veramente mi pento di non avervi trasmesso per intero, perché è stata una partita con grandi capovolgimenti di fronte. Soprattutto è stato un ottimo Avellino che, nonostante le poche occasioni, è riuscito a bloccare una Juventus oggi probabilmente non proprio brillante, e sicuramente l'Avellino complice Diaz e Barbadillo, che oggi sono stati molto mobili e hanno messo sempre in apprensione la difesa bianconera, porta via un punto prezioso qui dal comunale. La Roma batte il Milan 1-0 e resta nelle zone alte della classifica. Per il Milan oggi all'Olimpico è notte fonda. Una Roma più brillante, più determinata, ha fatto sì che i rossoneri cadessero tra le porte di casa. Qui Pruzzo al 14esimo si porta subito verso l'area di rigore e il tiro viene deviato in calcio d'angolo. Occasione per il Milan al 23esimo con Virdis, il grande tiro e la grande risposta di Tancredi a mano aperta a deviare in calcio d'angolo. Palla che sarebbe finita sicuramente alle sue spalle. Ancora Pruzzo, che oggi è stato il migliore in campo per i giallorossi. Il cross, il colpo di testa, la palla finisce di poco alta. È il preludio al gol che arriva a fine primo tempo. Baresi qui sbaglia, dà la palla a Cerezo, vede Pruzzo completamente libero, si abbassa addirittura a Falcao per non impattare contro la palla, e finisce la palla alle spalle di Terraneo per l'1-0. Baresi qui cerca di liberare, si crea un buco clamoroso in quella nella difesa rossonera di Lidlm e la palla finisce in fondo alla rete. 1-0 per la Roma. Roma che al 61esimo ha una buona occasione con Falcao, servito da Cerezo. Il tiro però viene ampiamente rimpallato da Battistini. Si prova ancora Pruzzo, che oggi veramente è stata una spina nel fianco per la difesa rossonera. Qui si gira il tiro e Terraneo compie un mezzo miracolo ed evita la seconda capitolazione alla difesa rossonera. Ancora Pruzzo, lanciato questa volta da Bruno Conti, prova il tiro dal limite e ancora Terraneo a dire di no all'attaccante di Crocefieschi. Infine punizione di Bruno Conti, la palla finisce quasi in rete e praticamente sopra la linea. Terraneo riesce a dire di no al numero 7 giallorosso. Insomma, una Roma che ha dominato il Milan e l'1-0 sta anche un po' stretto. Per il Milan veramente oggi è notte fonda e veramente le zone alte della classifica si allontanano. È un Torino quello sto implacabile che in casa ha un ruolino di marcia quasi da scudetto. La Sampdoria oggi non c'era e il Torino l'ha dominata dal primo al 90esimo senza nessun riguardo appunto al fatto che oggi la Sampdoria non era assolutamente in forma. Aldo Serena si presenta davanti al portiere Bordon subito al 15esimo con questo doppio intervento, prima su Dossena poi su Serena, e la palla finisce in calcio d'angolo. Preludio al gol comunque che arriva al 32esimo dopo una pressione continua da parte di Granata. Bel lancio lungo per Schachner, praticamente lanciato in profondità proprio da Aldo Serena, in una specialità non sua, vale a dire l'assist. Guardate lo splendido assist, va via Vierkovod, l'austriaco, e la difesa doriana può solo guardare la palla insaccarsi alle spalle di Bordon. Il raddoppio è di Junior su punizione, magistrale la punizione del numero del regista brasiliano che non dà scampo al portiere della Sampdoria per il 2-0. Partita in ghiaccio che al 58esimo viene definitivamente chiusa da Schachner, che interviene sul cross di Francini. Nulla può Renica, che cerca di disturbarlo in scivolata, palla che finisce sull'interno palo e finisce in fondo alla rete. La Sampdoria si scuote un po' dopo il 3-0. Qui Mancini prova il tiro e viene comodamente parato dal portiere del Torino Martina. Qui un brutto fallo di Sclosa che gli costa l'ammunizione, un fallo su Scanziani, e poi non succede più nulla fino a fine partita. Insomma, questo Torino fa paura in casa e attenzione, perché tutte le grandi dovranno passare per il comunale e fare i conti con i Granata. Il Napoli riesce a portar via due punti nell'impegno casalingo con la Cremonese, ma sono due punti ampiamente meritati, perché la squadra partenopea ha dominato dal primo al 90esimo i grigiorossi. Lo vedete qui inquadrato, l'eroe di giornata è Daniel Bertoni, che solo all'85esimo riesce a portare in vantaggio il Napoli. Andiamo a vedere quelle che sono le azioni salienti della partita. Oggi un Maradona veramente
migliore in campo in assoluto per i partenopei. Qui ci prova Bertoni al 17esimo, all'undicesimo, scusate, il tiro viene deviato da Paolinelli. Ancora Bertoni, che oggi con Maradona appunto è uno dei migliori in campo, e ancora una volta qui, questa volta è Montorfano a deviare la palla in calcio d'angolo. Andiamo alla ripresa, che sicuramente è stata più frizzante del primo tempo. Qui Maradona aggiusta la mira, il tiro va di poco a lato rispetto alla sinistra di Borin. Ancora Maradona al 60esimo, ancora una volta aggiusta la mira il numero 10 argentino, il tiro, e questa volta è il palo a dire di no al fantasista partenopeo. Vediamo il tiro da un'altra angolazione, fa vibrare tutta la porta. Il Napoli cerca di attaccare a più non posso. Ancora Maradona al 62esimo, nel duello personale con Borin. Questa volta però è Paolinelli a deviare la palla e metterla in calcio d'angolo. All'85esimo però Maradona fa l'assist decisivo per Bertoni. Guardate come si inseriscono, si dialogano i due argentini. Si inserisce il numero 7 alle spalle della difesa grigio-rossa e la palla finisce in fondo alla rete. Lo rivediamo, guardate come si libera Bertoni delle marcature. Borin trafitto sul primo palo per l'1-0. C'è anche un'occasione per Domenico Penzo al 90esimo, il cross è di Carannante, il colpo di testa è di Penzo e Borin veramente osserva la palla uscire dallo specchio della porta di pochissimo. Insomma, un Napoli che ha dominato la Cremonese dal primo al 90esimo, la Cremonese non è riuscita a fare nemmeno un tiro in porta, e sicuramente sono due punti ampiamente meritati per la squadra di casa. 0-0 nel derby lombardo tra Como e Atalanta. L'Atalanta fa un po' di tenerezza perché alla fine del girone d'andata si ritrova solo con 6 punti, eppure il volume di gioco espresso dalla squadra bergamasca è nettamente superiore a quello che dovrebbe raccogliere in campo. Al 9° minuto ci prova Magrin, il tiro però va ampiamente sul fondo. L'Atalanta oggi entra in campo veramente con l'intento di vincere la partita e di provare a risollevare le sorti del proprio destino. Qui Strömberg ci prova, ma il tiro va sul fondo. Si fa vedere anche il Como al 36esimo. Hansi Müller, il centrocampista tedesco e della nazionale, ha una buona occasione. La palla sibila alla sinistra del palo difeso da della porta difesa da Piotti. Ci prova Pacione, guardate Strömberg, scende. Pacione è lanciato a rete, il tiro e la palla viene parata dal portiere Giuliani di ginocchio, impedendo alla punta atalantina di segnare. Magrin su punizione a inizio ripresa, la barriera però si mette di mezzo e devia in calcio d'angolo. Sul successivo calcio d'angolo Donadoni di testa e il palo dice di no alla squadra bergamasca. Capite bene, mi viene da sorridere proprio perché oggi l'Atalanta meritava la vittoria. Pacione al 77esimo, il tiro, e guardate Giuliani che oggi è stato un muro e il migliore in campo dei lariani, mette in calcio d'angolo. Ci sarà un altro grande intervento di Giuliani sul tiro di Perico qui al 79esimo, servito da Strömberg, tiro di prima intenzione, Giuliani ancora distinto, mette in calcio d'angolo. E poi Strömberg, lo svedese, all'89esimo sfrutta un rimpallo di Albiero, il tiro veramente finisce di poco a lato. Insomma, questa Atalanta oggi meritava ampiamente i due punti, purtroppo non ci è riuscita. Ripeto, fa tenerezza perché il volume di gioco espresso oggi è stato nettamente superiore al Como, però il calcio è così, se non la butti dentro poi si rischia anche di essere puniti. Tra Ascoli e Udinese sono solo applausi, ci regalano una bella partita, un bel finale del girone d'andata, soprattutto tra due squadre che si sono date battaglia. Dirceu contro Zico, ovvero gli ex compagni di squadra del Brasile, il 78, qui Dirceu ci prova subito al quinto, la palla finisce di poco a lato. Su assist di Marchetti nasce il gol dell'Ascoli al 10° minuto del primo tempo. Vincenzi si libera di Galparoli, il destro è preciso alle spalle di Brini per l'1-0. Lo rivedremo ora da un'altra angolazione. Guardate Marchetti come imbecca Vincenzi, che ha il pregio di scappare via Galparoli in marcatura, e poi il destro non lascia scampo al portiere Brini per l'1-0. L'Udinese risponde, calcio d'angolo battuto da Zico, stacco imperioso di Carnevale che stacca sopra tutti, sopra Bogoni, il suo diretto marcatore, e la palla si insacca alle spalle del portiere Corti. Ancora l'Udinese al 42esimo ci prova con Zico,
lo vediamo qui, si gira il tiro dal limite, però viene smorzato dalla difesa marchigiana, soprattutto permette a Corti un comodo intervento. Massimo Mauro al 74esimo, guardate come dialoga il centrocampo dell'Udinese, il cross in mezzo, la palla finisce a lato. Cantarutti all'82esimo, in prolungamento da Vincenzi, fa sportellate con De Agostini, con Tesser, scusate, e il tiro finisce deviato dal portiere Brini. Ottima occasione per i marchigiani, che ne hanno una all'89esimo, guardate cosa si inventa qui Cantarutti, il tiro dal limite, e qui Brini fa un intervento distinto e sventa il pericolo e la possibile minaccia di perdere la partita. Finisce insomma 1-1, ci hanno regalato un buon spettacolo le due squadre, un punto a testa che alla fine sa un po'... è un punto guadagnato per l'Udinese, mentre i padroni di casa possono solo recriminare perché hanno avuto numerose occasioni da rete non sfruttate. Rieccoci in studio ed ecco i risultati della ultima giornata di campionato del girone d'andata. Ascoli Udinese 1-1, Como Atalanta 0-0, Inter batte Fiorentina 1-0, Juventus Avellino 2-2, Napoli Cremonese 1-0, Roma Milan 1-0, Torino-Sampdoria 3-0, Verona-Lazio 2-0, nessuna vittoria in trasferta oggi. Alla luce dei risultati, Verona in testa al campionato e campione d'inverno con 20 punti, Roma, Fiorentina e Juventus 19 punti, Torino e Lazio 17 punti, Inter e Sampdoria a 16 punti, Cremonese, Udinese, Napoli e Como a 14 punti, Milan in zone basse della classifica ed Ascoli 12 punti, Avellino 11 punti, Atalanta 6 punti. E ora andiamo a vedere quello che sarà il programma della giornata, la prima giornata di ritorno del campionato. Ed eccoci, questo sarà il programma della prima di ritorno, ovvero la 16ª giornata, quando riprenderemo la serie. Ascoli Avellino, Como Udinese, Fiorentina Milan, Juventus Sampdoria, naturalmente il campo principale sarà il derby della capitale, Lazio Roma, Napoli Atalanta, Torino Inter, Verona Cremonese. Torneremo informato tutto il calcio minuto per minuto, non preoccupatevi, intanto godetevi quello che sarà la fine del campionato della Serie A 1998-99 virtuale, su PES sempre 2021, dopodiché passeremo alla Serie A 1984-85. Ripeto, grazie ancora della comprensione, ripeto, non mollate il canale, anzi continuate a supportarlo, continuate a seguirlo, perché altre sorprese arriveranno, però con molta più calma. E nel frattempo iscrivetevi al mio canale Twitch, che è twitch.tv/alexcarson76, ma troverete il link anche nella descrizione del video. Grazie ancora di avermi seguito, ciao a tutti e naturalmente rimanete sintonizzati perché ci saranno nuove novità sul mio canale. Grazie ancora e ciao a tutti.